Abbronzatissima ti amo e tu lo sai, sotto i raggi del sole. Quanto è bello! Ci sto. Sansa, cos'è? Hai vinto 345 milioni e 683 mila dollari. Magari, dei carci in culo ho vinto. Cioè. Alcuni te li lascio volentieri. Sansa è la solita cosa che squadri. Io te lo dico, scegli. Cioè... Dai, vado di rossa, visto che sono tutti dei piccoli nanetti da giardino. Guarda quello che tipo. È incredibile. Hai fatto bella scelta, sono degli uomini veramente incredibili. Sì, sì, omini. Intanto si vantano di scopate, non so se capisci. Senti. No, io non so il giapponcino coreano. Sì, ieri sono andato al bar e quella me la so chiavata. Proprio così, sfiggitamente. Sì, sì. Ha detto, cioè. Vedi, sì, viva figa! Guarda, mi fido di te perché io non lo so. Ma guarda che arrabbiati, tranne quella a sinistra che è un po' euforico anche lui. Una cifra. Che stanno a fa? Non lo so, che gioco è? Lo vediamo. Cioè, per ora si stanno a mettere tipo in posizioni da Tetris. Ma perché ci sono una tipa in reggiseno a sinistra e una cameriera sulla destra? Tu lascia fa, che il porno va sempre bene in Giappone. Sì, cioè, io chiedo per accrescere la mia conoscenza. Ma non, tu non vuoi crescere la conoscenza, lo so io. Minchia che fronte alta che ha il tipo lì. È una cifra, comunque penso di aver capito. E non è rassicurante perché sta usando una palla da bowling. Ok. Sta per succedere. È come quei giochetti di plastica tristi che trovi in un ovetto. Quelli con l'acqua dentro? No, quelli senza acqua, che devi lanciare la pallina e poi con gli ostacoli fa il punteggio. Ok. Tipo Pacinco. Sì, più o meno. Però invece di essere ostacoli no, non semovibili, loro sono esseri viventi. Ma poi posso dire, scusa, cioè, loro si spera che sappiano già come funziona il gioco, no? È due. Sì. Allora dico, se sai che ti lanciano una palla da bowling, ma perché ti devi mettere a favore di palle e soprattutto a favore di faccia? Perché devono fare il punteggio più alto, quindi devi sacrificare le due parti intime, poi male che va escono tre palle e fai più punti. Cioè, non è che... Giusto, giusto, non avevo considerato questa opzione, effettivamente è vero. Sempre valutato tutte le opzioni. Guarda, però questo sputa anche i denti dopo un po'. Che la butta col mento e dai. No, la leccata, quella era una linguazza. Sì, ma ha fatto due punti, l'ho capito, vabbè, due punti, apposta. È perché è cascato nel coso col 2. Eh no, ma che ce fai poi? Va, è finito. Ah, non lo so. Si vanteranno al bar con gli amici. Dici, così. Fra un sake e l'altro. Ah, questa è la parte che mi interessava, dai. Bravo. Con la fascetta per il sudore come se avessero fatto una fatica immensa. Ma vuoi vedere che si deve togliere gli indumenti? Quindi sono due cose. Si è torte le scarpe e mo la gonna. Guarda, io gli capisco al volo sti giochi perché... Cioè... C'è l'esperienza. Si deve levare due indumenti in teoria. E là si è torta le calze e le scarpe. Sì, ma è comodo, vestiti invernale, no, allora sei a posto, no? Davvero, cioè. Cioè, mi sembra scorretto. 200 accessori. Ah, a posto, io direi che la tua squadra ha fatto un bel punteggio. Cioè, ottimo. Si apprezza, si apprezza. Loro non l'hanno mai vista in vita loro, quindi giustamente si soffermano. Quella che prova anche timidamente a coprirsi, ma sei in mutande, via mia. Sei andata in TV. Eccola la mia squadra, guarda che facce intelligenti, vedi? Beh, intelligenti, diciamo, estroverse. Forti veri. Oh, loro vedi che fanno? Dicono io mi metto... Ma se la palla va più lenta? Cioè... Effettivamente. Cioè, non avete calcolato che la lentezza della palla? Infatti, quella di prima era andata sul primo che era aperto a Y, però era molto vicino. Questi hanno sbagliato. Sì, non mi sembra neanche Macho Man questo. Cioè, gli parte pure il braccio. Gli parte. Vai, Alfredino! Mamma mia, che Eccolo. Tiro scorreggia. Ma la sono tirata. Almeno uno, dai! Vabbè, dai. Levamogli i pedalini a questa, dai. Guarda come lo indica, non fame! Per te ci sono le lame. È uno ghettizzato. Cioè, shame on you, proprio. Ma lo frustano.
hanno dato uno schiaffone pure a quello rosso, poverino, che non... Vabbè. Ora si sono messi tutti pagati, perché adesso è il momento quello bello. Se toglie la parannanza, finito. Finito, basta. A posto. Uno. Che ti ridi? Guarda, sono tutti che... La vena tipo quella sulla fronte che pulsa. Ah, voglio aspettare. Ancora che lo menano. Gli piace menarlo. Poi menato dal vecchietto con la fronte immensa, poi neanche dai giovani. Ma lo sai che più la fronte è alta se sei vecchio, e più è proprio sintomo di saggezza, cioè, capito? Quindi io sarò saggissimo. Ma tu sei troppo saggio, Sansa, in Giappone. Cioè io equivalgo proprio a uno stato elementare, proprio. Ma sì, sì. E questo è il trio nuovo tuo. Ti è, beccate questi, va. Non so, ho grande fiducia in quello centrale, ma quelli ai lati... Soprattutto perché continuano a essere così deficienti da mettere la faccia dove andrà la palla. Quello, cioè, è vero. Pure perché è più facile col piede, no? Lo muovi e... No? Gli dai in carcetto. Sì, ma non con la faccia, è quello. Infatti sono stupidi, sto dicendo la stessa cosa tua. Due palle. Ah, proprio doppia così. Doppia possibilità, perché cambiano le modalità di gioco. Quindi questa è doppia palla e solo due player. Guarda, guarda i denti, guarda i denti. Una per uno però, dai. Mamma mia, che schifo. NG che vuol dire? Non ci siamo. Pure ingazzo. Guardi i denti, vedi? Niente, guarda, guarda, questi qua fucilati sulla pubblica piazza, perché... È bello che a cosa è rimasta quella ragazza? Un reggiseno e una maglietta. Cioè, potevano giocarsela alla grande. Ecco, guarda quello quanto è saggio. Lo vedi? Mamma mia. Quella a destra invece sta di ovolollo. Vorrei sentire tutte le storie che ha da raccontarmi. Vai. Forza blu, cazzo. Vai, stanno usando la stessa tecnica dei tuoi. Sì, non è che sono molto svegli manco loro. Hanno visto due palle in faccia, hanno detto: ah, perché non le prendiamo anche noi? Lui però ce n'ha una sola. Che capelli ha questo, scusa? Oh, mazza che bomba. Ecco. De petto. Bombolo. E due punti. Mamma mia. Chi è? Via questa. Mamma mia, due volte, complimenti. Guarda, sono veramente pentito di aver scelto i rossi. E fomento. Ma bello che sono contenti anche i rossi, perché almeno si vede un po' di... beh, mi sa che se spoglia veramente, cioè ci fa vedere duodeno. Eh sì, perché due per ogni palla, quindi sono quattro vestiti, non so, a meno che anche questa non abbia calze, calzini, calzette. No, dai. Quattro cose io voglio vedere. Cioè, levate sto burka un po'. Vai. Dai. Smila! Come applaude quella, proprio con mestizia. Però è bello sto gioco, perché tutte e due le squadre vincono. Cioè, non è no, che ma infatti è... c'è una competizione, ma cioè... è solidale. È vero, alla fine guardi lo stesso. Cioè, quindi un po' più vicino se è a squadra tua. Però adesso vedi che plot twist. È un uomo. Dai, no, lo sai che so baffute tanto. Cioè, non è fidati. Per quello dici? Sì. Cioè, non è. Comunque, non siamo è... già uno, due. Levate de più. De più. Beh, date da mangiare a questa ragazza, per favore, perché se uno di quelli starnutisce la fa... vola via. Oh, solo leva. Attenzione. Solo leva. Dai, leva de tutto. Quelli, tutti che applaudono, e vai. Facce li vede. I capezzoli da Panasonic. Dai. No, si vergogna. No, si è vergognata. Oh, stellina. Oh. Saggio uomo. Dici? Ogni volta mi fa venire il dubbio. Era là che infartava. Cioè, lo salutiamo, non lo vedremo mai più. Che succede? Ha vinto qualcuno? Ho vinto qualche cosa? Ho vinto io! Bianculo! Vabbè, oggi ha vinto lo sport, si è vista una tetta. Vabbè, raga, comunque noi vi sollecitiamo a bounzare sempre le chiappe, perché noi, pure se non stiamo là con voi, lo sappiamo e ci piace. E poi guardatevi pure i video a sinistra, bella. Bella.